riprendiamo anche invece le parole nella testa e nel cuore dell'onorevole Pella e della senatrice Sbrollini, che hanno richiamato più volte l'impegno del Ministero della Salute. E allora abbiamo ricevuto il messaggio del nostro ministro, di Roberto Speranza, quindi a nome di tutti, anche del presidente Pella, diamo la parola proprio al nostro ministro della Salute. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Pella, grazie per l'invito, sono contento di poter portare il mio contributo a questa vostra importante iniziativa. Sono stati mesi molto difficili per il nostro Paese, mesi in cui abbiamo visto con mano, senza alcun precedente nella storia della nostra Repubblica, quanto conti avere un servizio sanitario nazionale importante, solido, radicato come quello italiano. Sono stati anni in cui gli investimenti sul Servizio Sanitario Nazionale non sono sempre stati all'altezza dei bisogni e delle domande che erano in campo. Ora c'è bisogno di cambiare stagione, di aprirne una radicalmente diversa rispetto al passato. E questi mesi tremendi, questi mesi difficili hanno, credo, offerto a tutti noi una consapevolezza inedita, cioè che bisogna definitivamente chiudere la stagione dei tagli e bisogna ricominciare ad investire con tutta la forza che si ha. E dobbiamo farlo insieme, governo, maggioranza, opposizione, Parlamento, regioni, perché il Servizio Sanitario Nazionale è davvero la cosa più preziosa che abbiamo e ce ne siamo accorti in questi mesi difficili. Ora non ne siamo fuori, io non penso che la battaglia sia vinta. I numeri sono ancora numeri di un virus che circola, quindi bisogna tenere alto il livello d'attenzione ed evitare comportamenti scorretti che possono purtroppo farci tornare indietro. È però evidente che siamo in una stagione diversa. I comportamenti delle persone, le misure che abbiamo adottato ci hanno consegnato la possibilità di aprire una fase diversa. Dal 4 di maggio le riaperture sono settimana dopo settimana aumentate e hanno creato condizioni nuove in cui un po' alla volta si prova a tornare alle attività di prima, ma sempre con cautela e sempre con prudenza, sempre utilizzando le mascherine, usando le precauzioni del distanziamento di almeno un metro tra le persone e rispettando quelle norme igieniche fondamentali che dobbiamo conservare assolutamente a partire dal lavaggio delle mani. È chiaro che dentro questa nuova stagione possiamo provare a riscoprire l'importanza di alcune funzioni ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale. Per questi mesi chiaramente l'emergenza ci ha portato a occuparci principalmente della questione Covid. La nostra esigenza primaria era salvare le vite. Ora in una situazione migliore, in una situazione che sta evolvendo positivamente, dobbiamo necessariamente ricominciare ad investire sui problemi di tutti i giorni, quelli di cui vi state occupando anche voi questa mattina, la grande questione delle cronicità, che è una questione essenziale, e la questione del diabete come grande tema che riguarda il nostro Paese, ma direi tutta la comunità mondiale. E questa esperienza degli ultimi mesi ci ha insegnato che il territorio è una vera chiave di volta. L'ospedale è un pezzo essenziale del Servizio Sanitario Nazionale, ma da solo non basta. Il territorio è la questione fondamentale. E noi dobbiamo ricominciare ad investire con coraggio, lo abbiamo fatto con i 3 miliardi 250 milioni del decreto rilancio, abbiamo per esempio aumentato in modo molto significativo la quantità di risorse investite nell'assistenza domiciliare, che è un nodo importante, dove c'è un malato cronico, lo Stato deve provare ad essere più prossimo possibile e se ci riesce, noi qui stiamo aumentando significativamente le risorse sull'assistenza domiciliare, deve andare esso stesso con i propri medici, con i propri infermieri a casa delle persone. Mi piace ricordarlo, oggi in Italia solo il 4% delle persone sopra i 65 anni ha la possibilità di un'assistenza domiciliare adeguata. Con le risorse del decreto rilancio passeremo dal 4% al 6,7%. La media dei paesi OCSE oggi è 6, quindi passiamo da 2 punti sotto la media OCSE a 0,7 sopra la media OCSE. È un primo passo avanti che va nella direzione giusta. Io voglio ringraziarvi per questa riflessione, voglio ringraziarvi per il lavoro che in modo particolare il gruppo interparlamentare svolge ogni giorno in una
iniziativa politica importante, anche capace di superare le distinzioni tra i partiti. Io sono convinto che se c'è da difendere il diritto alla salute sia proprio questo il metodo giusto, e sono convinto che tutti assieme dobbiamo e possiamo lavorare per rafforzare ancora il nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché il Servizio Sanitario Nazionale è davvero la pietra più preziosa che abbiamo e tutti insieme dobbiamo difenderla con ogni energia. Grazie a tutti anche per la riunione di oggi e vi auguro davvero buon lavoro. Grazie e buon lavoro al nostro Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha più volte ricordato che stiamo vivendo una stagione completamente diversa.